Non stai correndo troppo? Sì, non preoccuparti. Cosa abbiamo guadagnato? Buongiorno cari amici della notte, buongiorno dalla vostra Chiara e anche oggi vi darò i consigli suggeriti dalle stelle. Vediamo allora che cosa ci propongono per oggi, mercoledì 18 aprile. La luna è crescente in Toro e consiglia di praticare sport come tennis, footing e calcio. Oggi festeggiamo San Galdino Vescovo. Il suo nome è legato alla lotta di Milano e delle città lombarde contro Federico I Barbarossa. Nella Milano in rovina, dopo l'assedio del Barbarossa nel 1167, ha inizio la ricostruzione, di cui Galdino è uno dei protagonisti. Sarà lui a pianificare il soccorso a molti poveri e per molto tempo a Milano il pane per i poveri si chiamò appunto il pane di San Galdino. Oggi il sole sorge alle ore 5:26 e tramonta alle 18:54. La luna sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:39. E oggi buon compleanno a Oreste Lionello, celebre attore teatrale, cabarettista e doppiatore. È stato la voce di Woody Allen, Peter Sellers e Jerry Lewis. Alla carriera di attore televisivo ha affiancato una fortunata attività di comico nella compagnia del Bagaglino, di cui fa parte fin dagli esordi. È stato sempre molto amato dal pubblico per il suo umorismo fine e surreale, basato su allusioni e doppi sensi. Noi adesso invece, visto che la Lara si era imparata la A, cancello la mia generazione, iccate, iccate, a così e ti faccio venire dentro, non la ti faccio venire la Z, queste bravissime giovani interpreti di un umorismo moderno che si chiamano Zavorra. E il glicine cresce nella costa orientale degli Stati Uniti, da dove fu importato in Europa nel 1700. Per i cinesi e i giapponesi questo fiore rappresenta l'amicizia, tenera e reciproca. Si narra infatti che gli imperatori giapponesi, durante i lunghi viaggi di rappresentanza, facessero portare agli uomini del seguito dei bonsai di glicine per rendere note le proprie intenzioni amichevoli agli abitanti di quelle terre. Il significato che il dono del glicine ha conservato è quello di segno di disponibilità e anche di prova di amicizia. E il 18 aprile 1994 scompare Ruggero Orlando, giornalista e scrittore. Passò dalla radio alla televisione e come inviato da New York fu autore di storiche telecronache. Rivediamolo. Nuova York, vi parla Ruggero Orlando. Avremo il primo processo per l'assassinio del presidente Kennedy. Abbiamo avuto già uno famoso per l'assassinio del presunto uccisore di Kennedy, il processo Ruby. Ed ora una notizia che arriva fresca fresca da Londra, dove un vecchietto di 102 anni ha ottenuto un mutuo 25ennale per l'acquisto di una casa. L'affitterà per integrare la sua magra pensione. Il mutuo gli è stato concesso da una compagnia che ha tra i suoi clienti numerosissime persone avanti con l'età. L'ultracentenario spera inoltre di poter anche guadagnare nel tempo grazie all'aumento di valore della sua proprietà. E i chiodi di garofano sono disinfettanti, anestetici e stimolano l'appetito. L'olio essenziale, che rientra in molte preparazioni farmaceutiche, è un ottimo rimedio contro il mal di denti. Con la tintura madre di chiodi diluita in acqua si ha un colluttorio naturale senza conservanti e coloranti. In tisana i chiodi di garofano vengono utilizzati per preparare bevande scaldanti da bere nei periodi invernali. Infatti basta bollire 5 chiodi per 2 minuti in una tazza d'acqua e lasciarla riposare coperta, filtrare e poi bere. E oggi parliamo del segno zodiacale del Capricorno. I pianeti ti danno il giusto equilibrio e se da una parte sei pacato e riflessivo, dall'altra sai trovare il necessario dinamismo se la situazione lo richiede. Alla fine del mese arriveranno per te soluzioni vincenti per quanto riguarda gli affari e soprattutto una proposta di viaggio molto allettante.
E la frase di oggi è di Alessandro Manzoni. All'avvocato bisogna contare le cose chiare, a lui poi tocca di imbrogliarle. E con questo è tutto, buonanotte cari amici, ma anche buongiorno e naturalmente il nostro appuntamento torna domani, sempre con i consigli delle nuove stelle. Buonanotte a tutti!